a tutti ragazzi, sono Ninno, ben ritrovati, benvenuti. Questo è il mio canale YouTube e sono Mister Ninno trattino basso TNT. Oggi vediamo il Catwood, un liquido molto dolce alle quali i palati fini, le persone che amano il dolce, vi presento, anche se quindi conosciuto già da molti vapor, io lo voglio presentare. È il Boss Reserve, questo liquido di questo bellissimo colore. Allora, innanzitutto si presenta con una boccettina di vetro e va bene. Davanti c'è la scritta Catwood, dietro il suo marchio, con la presenza di Nico. Bene, in vendita sono presente Nico 0, Nico 3, 6, 12 e 18. Io l'ho preso a 0 in quanto lo svapo prettamente in dripping. È un liquido composto da quattro aromi fondamentali, ragazzi: miele, cereali, latte e banana. Bene, io non ero tanto convinto di questa cosa perché io, sin da ragazzino, sin da piccolo, il miele l'avevo sempre odiato. Però ho voluto provare, avendo svapato di questa azienda americana, l'Unicorn Milk, e mi era piaciuto, ho voluto cambiare ed ho preso il Catwood Boss Reserve. Tant'è vero che mi è piaciuto tanto, ragazzi, e ne ho prese due di boccette. Ok, non convinto del miele, l'ho voluto provare a assaggiare. E ragazzi, vi posso dire che il connubio, la miscelazione, il dosaggio di questi quattro aromi insieme, questa azienda ha tirato fuori un liquido, ragazzi, veramente dolce, buonissimo e spettacolare. Allora, le prime svapate ce le facciamo con una Velocity su una box meccanica. Bene ragazzi, io vi dico, è un liquido veramente buono. La combinazione di questo miele e cereali inzuppati nel latte, ragazzi, è un'esplosione di sapore che sentite subito dai primi tiri in bocca. La banana io la sento tra il secondo e il terzo tiro, la sento in lontananza, quindi sento questo retrogusto di banana. Benissimo, io una volta che sento, ragazzi, la banana, vi posso dire che ho capito prettamente il liquido. È un liquido, io ho detto, composto di quattro aromi e spesso quindi non è facile quindi dover far lavorare i quattro aromi insieme. Bene, questa casa, ragazzi, ci è riuscita. Ha messo quattro aromi insieme, ha tirato fuori questo liquido e devo dire che la banana con il miele ci sta veramente bene. Bene, ha un gusto veramente, ragazzi, delicato, non stanca, non stufa. L'ho svapato anche in tank, però devo dire che su un tank, magari sul Griffin che c'ha un 6 ml, è cala che ha boccetta, me se n'è andata via tutta. Però è stato veramente una goduria poterlo svapare e sentire. L'ho svapato in macchina, la macchina si era impregnata di questi odori, ragazzi, veramente, veramente buono. Adesso, dopo il meccanico, andiamo su una box elettronica e invece del Velocity ho un Kennedy 24. Mamma mia, ragazzi, veramente, veramente un liquido spettacolare. Io ve lo voglio consigliare qualora volete acquistare un liquido, quindi dolce, un po' particolare. Capisco che il prezzo di mercato varia dalle 18 alle 22, magari qualcosina anche di più, e la boccettina quindi è da 30 ml, quindi nemmeno tanto da 60. Però comunque, ragazzi, fate questa spesa, magari ci andate in dripping, ma dovete sentire questo liquido. No, 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 è veramente, ragazzi, qualcosa di eccezionale.
Poi ho voluto sul Kennedy, ho voluto fare questa resistenza, ho usato un filo Alien, quindi ho fatto 6 spire diametro 3, guardate che bel filo, della Demon Killer, un filo ragazzi strepitoso, veramente veramente bello. Ho fatto due coil con una resistenza che mi va a 0,30. Ragazzi, lavorano bene, non ti brucia in bocca, rilascia questo dolcissimo aroma, veramente, veramente buono. Ragazzi, il Ninno vi vuole consigliare quindi l'acquisto di questo prodotto. Allora, qualora voi l'avete quindi già provato, o avete provato qualcosa di questa marca, ragazzi, in descrizione lasciate un vostro commento, dite la vostra. È buonissimo, l'ho comprato, hai ragione, preferisco l'Unicorn Milk. Ragazzi, ogni vostro messaggio è come un feedback per questo prodotto. Quindi, qualora un altro utente andrà a vedere i vostri messaggi, potrà essere quindi convinto nell'acquisto oppure no. Bene, io con questo video giustamente dico la mia, ma voi siete ragazzi liberi di esprimere la vostra opinione. Quindi scrivete in descrizione sotto i messaggi qualsiasi cosa voi pensiate di questo liquido o qualora avete preferito di questa linea un altro aroma, un altro liquido, lo potete scrivere, così potete aiutare un altro Vaper che quindi va a leggere in descrizione i miei ed i vostri commenti. Ragazzi, liquido buonissimo, veramente veramente promosso. Io vi saluto a tutti, ragazzi, vi ringrazio e spero che questo video, quindi anche se corto e breve, vi sia piaciuto. Se volete potete lasciare un like, se non siete iscritti, ragazzi, vi invito a farlo. Vi saluto a tutti, ciao e grazie. Non avendo una sigla finale, ragazzi, vi lascio con una galleria fotografica di 4 scatti di questo ottimo prodotto. Ciao ragazzi, a tutti, alla prossima!